Adesso vi faccio vedere invece cosa sta succedendo nelle nostre città su una roba che proprio i giornali avevano tirato fuori. Proprio Mulè era in quel tempo in un altro giornale rispetto alla direzione di Panorama. Cioè c'è un Affittopoli che sta girando e che serpeggia in diverse città italiane. La prima puntata ve la facciamo vedere, è su Roma. Ci sarà da sorridere o da piangere. Scusi signora, questo è un immobile del comune, giusto? Sì, ci abito io. Qui risulta che un appartamento è affittato a 1000 euro l'anno. Non è vero. Se non sono indiscreta, lei quanto paga d'affitto? Sono cazzi miei. Da documenti no, risulta... No, perché state troppo a indagare, a impicciarvi dei fatti che non vi riguardano. Ma sono anche fatti nostri se per anni il comune di Roma ha dato in affitto appartamenti di pregio in pieno centro a prezzi davvero stracciati. Vicino al Colosseo 43 euro al mese, vista Foro Imperiali 35, a Piazza Navona per un canone di 13 euro e a pochi passi, in Via dei Coronari, il vero affare, 7 euro al mese. Tra gli immobili oggetto di Affittopoli rientrano anche le sedi dei partiti. Su questo infatti c'è stato anche un forte dibattito in questi giorni in aula, perché il Partito Democratico, alcuni suoi esponenti, quando si è trattato di difendere la vendita di alcuni immobili, sostanzialmente dicono che il comune non fa l'agenzia immobiliare. Poi quando abbiamo tirato nel discorso anche le sedi dei partiti, allora lì va tutto bene, quindi devono continuare ad essere mantenuti questi contratti di locazione ridicoli. È il caso della storica sede del PD, in via dei Giubbonari, a pochi metri da Campo dei Fiori. Abbiamo ancora il contratto del 1946, anche l'attività stessa che noi facciamo di presidio del territorio, di essere un punto di riferimento delle persone che passano, è sempre aperto, sempre con iniziative, è anche un valore della città. Ma ci sono anche la sede di SEL e quella di Rifondazione Comunista a Trastevere, dove però non abbiamo trovato nessuno pronto a presidiare il territorio e a fare da riferimento per le persone. Sapete dirmi più o meno a che ora apre? Non abbiamo idee precise, perché delle volte è aperto, delle volte no, fanno come gli pare. In un momento in cui sul bilancio mancano 400 milioni, il sindaco Marino decide sostanzialmente di vendere, per non dire svendere, questi 700 immobili. E tra gli immobili che il comune di Roma sta per vendere c'è anche la sede della cooperativa 29 giugno di Salvatore Buzzi, al centro dell'inchiesta Mafia Capitale. La giunta Marino aveva affittato questo immobile alla cooperativa 29 giugno per circa 15.000 euro l'anno, cioè 1.200 euro al mese. Parliamo di un immobile di 1000 metri quadri coperti e 2400 scoperti. Affittopoli, oltre il danno, la beffa. Allora, Movimento 5 Stelle, tante cose, eh? Guardate che le denunce del Movimento 5 Stelle, non voglio fare l'ecumenico, ma dalla Sicilia, Agrigento, a Roma, cioè quando ci sono dei ragazzi tossi, a me non me ne frega niente. I cretini che su internet ci insultano per la roba di Grillo, chi se ne importa? Ci sono questi che ci piacciono molto di più, ovviamente. Greta, vai! Nel caso Affittopoli, chiaramente la rete si è schierata e non ha apprezzato moltissimo questo, diciamo, bassissimo affitto di 13 euro ai partiti politici, quindi guarda, ti leggo questo tweet. Con la grafica 207, Affittopoli, quella sede di SEL a Roma con un canone da 13 euro con una foto di Nichi Vendola, insomma. Però non ci stanno soltanto gli affitti agevolati, noi ci siamo divertiti, abbiamo fatto una delle solite nostre ricerche, abbastanza semplice, guarda, attraverso Google Maps ci siamo divertiti a guardare come il centro di Roma sia pieno di palazzi del potere. Guardatelo. Però non è solo così, io te li voglio anche leggere. Palazzo del Quirinale, Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio, Palazzo Chigi, Palazzo della Consulta, Palazzo Senatorio, Palazzo Spada, Palazzo del Viminale, Palazzo della Farnesina, Palazzo Piacentini, Palazzo delle Finanze. Vado avanti? Oh,